Santo Pietro di Torre Maggiore. Nello anno di grazia di Nostro Signore 1255, giorno 26 ottobre, le genti di armi dello Papa hanno mosso truce vendetta e grande strage contro tutte le genti di armi fedeli degli signori svevi che si trovavano negli casali di Fiorentino e Dragonara. Dopo tanto patimento e divisione di sangue, tutti gli esuli accompagnati dai loro preti di rito greco e cattolico si rivolgono alla vostra eccellenza reverentissima per dimandare l'accoglienza e la santa protezione di Santo Pietro Apostolo, titolare di detto monastero. Pieni di speme e fide, le genti di Fiorentino e Dragonara si rimettono al vostro santo volere. Dopo la disfatta della città di Fiorentino, la maggior parte di quei popoli pensò di trovare rifugio a Torre Maggiore. Mi ricordo bene quando mi inviarono un'ambasciata in tutta fretta presso la mia abbazia del Beato Apostolo Pietro. Era gente impaurita, aveva perso tutti i beni, molte abitazioni furono saccheggiate e date al fuoco e non erano più sicure. Ovunque infuriava la guerra, Civitate era semidistrutta, Foggia attaccata dalle truppe pontificie, Lucera era serragliata a difesa dai saraceni. Quei profughi non sapevano dove andare, perciò si rivolsero a me. Alcuni di loro si dispersero pure nelle campagne, ma la maggior parte ebbe fiducia nell'opera di Dio tramite la mia indegna persona. Ed io che potevo fare? Proprio io che non ero più il feudatario di Torre Maggiore di San Severo. Queste terre mi furono confiscate a favore del demanio regio a causa di alcune ribellioni avvenute diversi anni prima, ma si rivolsero ugualmente a me. Mi ricordo benissimo quando i fiorentinesi vennero a chiedermi protezioni deporanti con i loro fanciulli anziani, accompagnati dai loro preti di rito greco e cattolico, e portando seco sacre superreptili, una grande campana e il culto per il più grande taumaturgo d'Oriente, San Nicola di Mira. Dopotutto la chiesa di San Nicola, esistente nella città di Fiorentino, era la mia proprietà benedettina, ma ahimè, anche essa congediata e distrutta. Loro mi promisero che l'avrebbero ricostruita qui, più grande e più bella, a tre navate, dedicandola ovviamente a San Nicola. Per questo mi benedirono, per i loro santi propositi.